Con noi Massimiliano Pedersoli, che è il sindaco di Brisighella. Buongiorno sindaco e benvenuto. Buongiorno a voi e grazie per averci chiamato. Ma buongiorno a lei, kiss sindaco. Intanto ci permetta la simpatia solo del nome, già perché ci fa venire in mente il Brighella, la maschera bergamasca. Sarete abituati. Ma confermiamo che la simpatia viene anche vedendo le immagini di questo splendido borgo, sindaco. Sì, è un borgo medievale che ha una lunga storia, ovviamente essendo medievale, è uno dei borghi più belli d'Italia e all'interno dei borghi più belli d'Italia siamo nella parte dell'alta classifica, ecco, quindi sì, un po' di campanilismo. Ma certo, noi intanto nel frattempo stiamo vedendo le immagini, sindaco, e capirai da dove iniziamo. Siete appoggiati su questa rupe gessosa di cui parlerà lei, e poi con questi tre colli in cui ci sono Rocca dei Veneziani, Torre con l'Orologio e Santuario del Monticino, che sono, le stiamo vedendo in TV anche, ma ce li descriva. Cioè, intanto con tre colli siamo quasi la metà di Roma, no? Infatti. Per cui abbiamo questo santuario della Madonna protettrice della nostra zona, che salvò, si dice, secoli fa a Brisighella dalla pestilenza. C'è una festa grossa, perché la data sarebbe quella dell'8 settembre, purtroppo da un po' da di tempo a questa parte, col Covid non riusciamo, ma speriamo di ricominciare presto. Certo. La Rocca è la torre della Rocca Veneziana, e la torre dell'Orologio e invece sono dei bastioni di difesa. Che bello, la Rocca manfrediana, no? Che bello. Manfrediana, cioè, guarda, stiamo vedendo l'immagine adesso, mamma mia. È stata di Venezia, è stata di Caterina Sforza, insomma c'è tutta una lunga storia dietro nel nostro Medioevo. L'edificio negli anni, nei decenni è sempre stato curato bene, restaurato. Si vede. Bravi, perché molti edifici noi abbiamo trovati rovinati. Questo sembra nuovo, anzi, noi quando verremo a visitare Brisighella, lei ci farà alloggiare nella Rocca. Faremo una cena magari, un pranzo, perché gli alloggiamenti non sono il massimo, però vi faccio alloggiare in qualche bel agriturismo con piscina, che comunque ha vinto lei, sindaco. Però se ci permette, sindaco, siccome noi l'avremo a trovare, perché il posto è fantastico, stiamo parlando di Brisighella in provincia di Ravenna, c'è una via che noi faremo baldanzosi, perché c'è la via degli asini e noi appena arriviamo la dobbiamo fare. Questo è un unicum, sì. Ce ne sono due così che si somigliano in Europa, una qui e una, mi dicono, a Carcassonne, anche in Francia, anche se io non l'ho mai vista. Nei secoli i barrocci, quelli che facevano quei piccoli trasporti con l'asinello, sì, il barroccio, certo, passavano per questa via sopraelevata, portavano via il gesso dalle cave, portavano via diciamo altre merci, e lungo questa via c'erano dei piccoli alloggiamenti dove l'omino con il barroccio alloggiava, sì, insieme al suo asinello lì dentro. Quindi, sono come delle specie di portici del Medioevo. I portici del Medioevo. Che spettacolo. Sono diventati anche un oggetto del desiderio di diverse persone che li hanno presi, li hanno restaurati, veramente bello, che sono veramente, anche questo è un unicum, ecco, perché sono abitazioni che sostanzialmente sono del gesso. Guardi, manca solo il gesso, gli asini siamo noi due, stia tranquillo che verremo. A proposito di gesso, le dico subito, allora, siccome siete nel parco regionale della Vena del Gesso, allora ci sono tante passeggiate da fare anche lì, però a un certo punto, uno visitando un po' tutte le cose belle che abbiamo descritto, gli viene quella all'angorino, io lancio l'amo come faccio di solito. Che succede lì a Brisighella? Cosa si mangia? C'è qualche specialità del paese? Io so che ce ne sono tante. Ricetta tipica? Allora, abbiamo due DOP. Una, l'olio di Brisighella, il Brisighello è stata la prima DOP d'Italia dell'olio. Il Brisighello. Nel 96, mi sembra, venne applicato, cioè il regolamento europeo mi pare fosse il 92. Nel 96 vennero riconosciute le prime DOP e la prima fu quella dell'olio di Brisighella. E poi? Poi abbiamo il carciofino Moretto. Wow! Poi abbiamo
alcuni bravi allevatori dei maiali, delle more romagnole. La carne di mora romagnola. La mora romagnola. La mora non è intesa come bella donna, ma... No, è un maialino. Anzi, se vuoi fare colpo, devi portare una bella mora a mangiare la mora. Allora sì. Anche bionda, insomma. Sì, certo, ci mancherebbe su queste cose, guai. Ma, sindaco, in chiusura, con cosa lo annaffiamo lì in zona, tutto ciò? Beh, abbiamo tanto dell'ottimo sangiovese. Sangiovese. Poi abbiamo dell'albana passita, che quella va meglio per un dolcetto alla fine. Ecco. Ma non guasta mai, sindaco. No, cioè, ci fa un buon dessert con quella, insomma. E poi tante altre cose, ecco, tante specialità. Ovviamente la cucina romagnola, perché siamo nella Romagna toscana. Ecco, diciamo, sindaco, così. La ringraziamo, abbiamo il cuore aperto ma anche lo stomaco. Sì, adesso la ringraziamo per tutte le cose belle che ci ha descritto e che abbiamo visto. Vi aspetto a Brisighella fisicamente appena ci potrà, sarà un piacere. Grande sindaco. Grazie. Brisighella in provincia di Ravenna, chi schissa a lei. Radio Kiss Kiss.